Parla il cronista che è stato pedinato per 2 anni e aveva ricevuto un pacco bomba. Dopo le Molotov davanti alla casa di un senatore e le vite blindate di chi si occupa di TAV. E un'altra vicenda sulle prime pagine dei giornali, il crescere di minacce, attacchi, attentati soprattutto intorno a Torino, fa temere un ritorno agli anni bui del terrorismo. Pacchi bomba, Molotov, pedinamenti rivolti a politici e giornalisti, imprese e sindacati da parte di frange che si nasconderebbero dietro al movimento NoTav. Di ieri le intimidazioni a un cronista e a un parlamentare, Franca De Paoli. La diffusione via internet della preparazione di un attentato contro il giornalista della Stampa Massimo Numa per i suoi resoconti puntuali in ambito TAV-NoTAV. Le Molotov recapitate in diversi sedi PD, il sabotaggio in tribunale a Torino dell'ufficio dei giudici che indagano sulle violenze in Val di Susa, 3 bottiglie incendiarie sulla porta di casa dove il senatore PD Stefano Esposito, favorevole all'alta velocità, vive con la moglie e i figli piccoli e, quello che gli investigatori considerano più preoccupante, l'invito a colpire con indirizzi completi, numeri di targa delle auto di famiglia, numeri di cellulare, filmati del giornalista a casa, al lavoro, a passeggio con il cane, di notte, di giorno. Un'escalation di minacce e intimidazioni che arriva a far dire la parola che in molti pensano e nessuno osa scrivere, terrorismo. La pronuncia autorevolmente per primo il procuratore capo Caselli agli sgoccioli del suo mandato, commentando 4 mesi fa l'invio, sempre al giornalista Massimo Numa, di un hard disk imbottito d'esplosivo in quantità da uccidere. La ripronunciano oggi gli uomini della Digos al lavoro per risalire agli autori dei filmati. Frange eversive vicino ai NoTav dicono che utilizzano tecniche terroristiche. Della possibilità che si possa essere alle soglie di una nuova stagione eversiva parla anche Massimo Numa, che vive e lavora sotto scorta, famiglia compresa. Le premesse non sono buone, perché quello che è accaduto anche nel contesto vasusino è diventato un marchio ormai, un marchio legato all'antagonismo, che potrebbe produrre anche questi frutti stile anni di piombo. Non ti spaventa tutto questo? No, mi spaventa nel senso a livello personale, ma non mi condiziona minimamente nel mio lavoro. Oggi per me è una giornata di lavoro come altre, andrò a cercarmi a fare il mio lavoro di solito e sarebbe la peggiore sconfitta di tutti, non solo mia, ma anche di tutti gli operatori dell'informazione, se noi cedessimo a queste forme di intimidazione. E a proposito di violenza, vicinanza e solidarietà è stata espressa dall'Associazione Nazionale Magistrati del Piemonte e della Valle d'Aosta nei confronti dei magistrati raggiunti da offese, minacce e atti intimidatori da parte del movimento NoTav. L'ANM si dice certa che tali intimidazioni non potranno sottrarre loro serenità e determinazione nel quotidiano impegno di affermazione della legalità e auspica che venga adottata ogni cautela idonea a garantirne l'incolumità personale. Ora lo so, non è solo questione di luogo, di casa tua o mia, non è solo lo scempio per un'altra ferrovia. Tutto è finito tra le mani di incalliti criminali, con logica robotica più che d'umani o d'animali. I boschi, il vento, il grano, l'acqua, le stagioni, perfino le idee, le risate, le emozioni. Succede un po' dovunque qualcuno che decide di noi, della natura, come una cosa sua. Val Susa l'ha capito, Val Susa non ci sta. Il treno di Lunardi veloce fa paura, distrugge la vallata, inquina l'aria pura. Dilaga la follia.